Quante volte vi è capitato di dire dovrei iniziare a muovermi, dovrei farlo, dovrei finirla, dovrei, dovrei, dovrei. Ma alla fine, ciao, ricadiamo sempre nei soliti vizi, nella solita routine, nel solito stress della vita quotidiana. Con questo video voglio motivarti sia mentalmente per avere una vita più happy e piena di sorrisi, e sia fisicamente per avere un corpo più sano. Tutto questo in modo interattivo. Ragazzi, se vi piace questo tipo di video lasciate un like, così mi date un feedback per vedere un po' se vi piace questo tipo di video e soprattutto iscrivetevi al canale che mi farebbe un sacco piacere. La nostra mente è un susseguirsi di dialoghi interni, i cosiddetti loop mentali. Io prima di iniziare a muovermi ero un vero loop mentale continuo tutto il giorno. Ero pigro, non avevo voglia di fare niente, mangiavo un sacco, grassi, carboidrati non sani, pasta, pane, pizza, hamburger. Ma cosa mi ha spinto a muovermi? Ve lo spiego in diversi punti, chiamiamoli punti obiettivo fisico pop. Punto numero 1. Fissare un obiettivo. Prima di iniziare questo percorso, semplicemente mi sono guardato allo specchio completamente nudo e ho detto: no, così non va bene. Sto continuando a ingrassare troppo, devo fare qualcosa per me stesso. Non mi piaccio, non mi piaccio e non mi piaccio. Ho cominciato a pensare più in grande di me. Quali sono i movimenti principali che io posso fare per dimagrire più velocemente possibile? Ho guardato su internet, ho letto riviste, ho sfogliato qualsiasi tipo di cosa e ad un certo punto mi sono buttato sul bodybuilding e sul powerlifter. Erano movimenti che io non ho mai provato a fare. Mi sono fatto seguire inizialmente da un coach per riuscire a cercare di capire quali erano i movimenti, soprattutto per la tecnica, e mi ci sono appassionato. Ho fissato un obiettivo. Vi ricordo che la passione per uno sport, la passione per un movimento è la vera forza che ci permette di ottenere tutti i risultati. Dovete fare quello che vi piace fare. Si interrompono momentaneamente le trasmissioni. Matteo Motivatore, a te la linea. Ehi tu, sì, sto parlando proprio con te. Tu che stai lì seduto a guardare questo video, alzati immediatamente in piedi col telefono, appoggialo in modo che tu possa comunque guardarlo. E facciamo un test insieme. Voglio fare insieme a te 10 piegamenti sulle braccia. Fai quello che riesci. Se riesci a farne uno, se riesci a farne due, tre, quattro, cinque, non importa, però falli. Se non riesci a farli a gambe tese, puoi anche appoggiare le ginocchia. Andiamo! Su, forza, alzati, non sto scherzando. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Risultati del test. Se sei stato seduto hai bisogno di un bel bacio nel culetto. Continua a guardare il video. Sei riuscito a fare dall'1 ai 5 piegamenti. No, non sei da buttare via. Anzi, hai dimostrato determinazione e abbiamo del lavoro da fare. Forza! Sei riuscito a fare tutti e 10 i piegamenti, sei un fenomeno. Perché stai guardando ancora questo video? Forse perché io sono un figo pazzesco. Nope. Ma ora vi lascio agli altri punti, obiettivo fisico al top. Punto numero 2. Costruire un piano preciso. Prima di iniziare lo sbaraglio serve assolutamente un progetto e avere le idee chiare, sia nella vita che nel fitness. Dovete impostare un vostro obiettivo. Se alla fine sei in sovrappeso, ovviamente è dimagrire. Se sei magro, ovviamente magari è ingrassare o magari ingrassare di massa muscolare. Quindi inizialmente fissate un obiettivo di peso. Dovete puntare lo sguardo verso quell'obiettivo e correre, correre e correre. Ma per non correre a casaccio dovete costruire una scheda di allenamento. Se non sapete come fare, dovete consultare un esperto. Oppure, io non sono un personal trainer, ma se volete, ho fatto un video nel quale lascio la mia scheda di allenamento, è alla portata di tutti se volete aumentare la vostra massa muscolare o comunque dimagrire di peso.
Altra cosa importante, dovete costruire la vostra settimana. Dovete impostare i vostri allenamenti, che siano 2, 3, 4, 5 o tutta la settimana intera, dipende da voi, ma dovete riuscire a costruire un piano preciso. Io da quando ho fatto questo ho cominciato a svegliarmi prima la mattina, il mio corpo ha aumentato il metabolismo e mi sento meglio. Vi lascio una piccola chicca, un piccolo segreto: se non riuscite ad alzarvi, esistono app al quale voi impostate la sveglia, scannerizzate il QR code del latte, del caffè, la sveglia non si interrompe finché voi non scannerizzate il QR code del latte, del caffè, quindi dovete per forza alzarvi e andare in cucina per scannerizzare il QR code. Ricordatevi ragazzi, voi siete gli artefici dei movimenti di tutto il vostro corpo, la mente controlla il corpo, non è il corpo che controlla voi. Punto numero 3, la fiducia. L'ansia di ottenere tutto subito vi distrae dai vostri obiettivi. Io ero e in parte sono così, perché comunque quando si inizia un percorso si vorrebbe subito ottenere tutti i risultati, ma è sbagliato perché veramente vi confonde le idee. Ve lo dico io, se volete aumentare la massa muscolare da natural, ovviamente da naturale senza dopparvi, ci vuole tempo per costruire un fisico, ci vuole veramente tanto. Andate per gradi, avete fissato il vostro obiettivo, ok, man mano che andate avanti puntate i vostri risultati e siatene felici, siate felici dei piccoli passi che fate. Se hai ansia di ottenere tutto subito, perderai la fiducia in te stesso e mollerai completamente tutto quello che hai fatto fino ad ora, e il che non è il massimo. Il consiglio che ti do è un diario del peso. Se vuoi aumentare di peso, se vuoi diminuire di peso, ogni settimana, ogni due settimane, vedi te, puntati il peso, così vedi come il tuo corpo reagisce all'alimentazione, come il tuo corpo reagisce all'esercizio fisico. Quando vedrai i piccoli risultati che porti a casa nel tuo diario del peso, aumenterai la tua fiducia e la motivazione di andare avanti. Sì, sono ancora io, Matteo Motivatore. Benvenuti nel secondo testo. Obiettivo, fiatone e scarica di endorfine. Dai, rialzatevi i piedi e vi spiego cosa facciamo. Eseguiremo due esercizi in superset, i jumping jacks e gli high knees. Vi faccio vedere in breve gli esercizi. Jumping jacks, questo, high knees, portiamo le ginocchia verso il petto, così. 30 secondi l'uno, 30 secondi l'altro. Vi do io il tempo. 3, 2, 1, via, jumping jacks. Dai, che sono facili. Manca poco. Dai, su, che vogliamo il fiatone, la scarica di endorfine. Ok, passiamo subito alle knees. 3, 2, 1, via! Dai, manca poco! 15 secondi! Su con le ginocchia, bene! Due, uno, basta. Bravi ragazzi. Vado. Bello fettone. State insieme a me. Mettetevi in questa posizione. Chiudete gli occhi. E respirate. Inspirate col naso e buttate fuori con la bocca. Così. Ancora una volta. Ora vi sentirete da Dio, ve lo posso assicurare. Punto numero 4. La paura. La paura a molte facce si nasconde all'interno dei vostri pensieri. Quella maledetta vocina interna che cambia in un secondo il focus dei vostri obiettivi. Ho paura di sbagliare, ho paura di non farcela.
Ho paura di quello che la gente pensa di me. Ho paura che il mio fisico non cambierà mai. Basta! Ogni volta che ti accorgi di avere questi pensieri negativi, queste immagini contorte nella tua mente, alzati, guarda il cielo, vai fuori, urla. Urla, io ce la faccio, io ce la devo fare. Vi giuro, ragazzi, urlare fa bene. Io l'ho fatto un sacco di volte quando i miei pensieri, i miei obiettivi andavano a cacare. Avrete una scarica pazzesca e vi aiuterà un sacco. Ciao, ne paura, ciao, ciao paura, ciao, noi siamo forti. Se ora pensi che non hai concluso ancora niente per il benessere del tuo corpo, beh. Ti sbagli. Ti ho già fatto fare piegamenti, jumping jacks e high knees. Tre esercizi che sembrano banali ma non sono per niente facili. Se al contrario non hai fatto nulla, sei stato bello che seduto a guardarti questo video, sono sicuro che dopo tutte le mie parole hai trovato degli spunti interessanti per iniziare a muoverti, per iniziare a cambiare il tuo corpo. Come diceva il grande Michael Jordan, nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri. Ho perso più di 300 partite. Più di 30 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo. E ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia motivato almeno per un pochino. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete fatto gli esercizi e come è andato il test. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e anche di seguirmi sui vari social, soprattutto su Instagram. Vi lascio un po' di tag qui. E noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!